Ciao, bentornati e bentrovati. Se state aspettando un bambino e volete sapere qual è il momento migliore per effettuare una terapia odontoiatrica, beh, allora non dovete perdervi questi consigli. Prima di tutto dobbiamo dividere la gestazione, o meglio il periodo di gestazione, in tre: primo, secondo e terzo trimestre. Durante il primo trimestre si hanno la maggior parte dei cambiamenti endocrini che possono portare la donna ad avere nausea e vomito e quindi a non sopportare tutte le procedure che il dentista potrebbe fare in bocca. Nel primo trimestre invece abbiamo il più alto rischio di aborto spontaneo per il feto ed un maggior rischio di teratogenesi, ossia di sviluppare delle malformazioni indotte da farmaci e da radiazioni. Il secondo trimestre invece per la mamma è un periodo di relativo benessere e anche per il feto stesso, in quanto le richieste funzionali non sono poi così elevate. Il terzo trimestre invece, a causa del maggior ingrossamento dell'utero e dell'ingombro dell'utero stesso, che quindi andrebbe a comprimere il diaframma limitandone l'escursione, la mamma potrebbe avere difficoltà respiratorie, che potrebbero portare perciò la paziente a non trovarsi in uno stato di comfort quando sdraiata, perché avrebbe difficoltà a respirare correttamente. Quindi, riassumendo, il periodo migliore per effettuare una terapia su una donna in stato interessante è il secondo trimestre. Ovviamente nel caso la gestante avesse del dolore bisogna intervenire, perché non si può lasciare una persona in stato interessante sofferente. Su cosa è possibile fare? Su quale farmaci è possibile prendere? Beh, questo lo vedremo nei prossimi video. Dai piccolo, sorridi, perché il sorriso è gratis! Ciao, ci vediamo nei prossimi video! Ciao ciao! Smile is free! Sorri, se gratuit! Lächeln is gratis! Ulibaisia et bisplatna! Sorridi! Sorridi sempre e comunque, perché fa bene a te e a chi ti sta vicino. E soprattutto è una delle poche cose che ancora oggi nella vita è...